Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su Video Mediterraneo, canale 11 per una nuova puntata di Coffee Time, tutto in un caffè. Svegliamo la Sicilia ogni mattina, da lunedì al venerdì, a partire dalle 7:30 sino alle 8:55 con le notizie, le rubriche e soprattutto tanti ospiti che ci vengono a trovare a prendere il caffè con noi. Una giornata particolarmente intensa perché avremo anche un ospite importante, però ve lo vorrò svelare chiaramente più tardi. Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 23 dicembre 2015. Iniziamo subito con i santi di quest'oggi. Oggi si festeggia San Giovanni da Chieti, protettore dei seminaristi e degli ecclesiastici studiosi. Inoltre si festeggia la festa di Sant'Ivo. Per quanto riguarda la nostra rubrica Accadde oggi, ricordiamo il tragico evento del 1984, la cosiddetta strage di Natale, che ha visto coinvolto il Rapido 904, partito da Napoli e diretto a Milano, all'interno della grande galleria dell'Appennino che collega Bologna a Firenze. Si tratta di un attentato mafioso, il primo realizzato con un telecomando a distanza. Nel 1913 invece fu istituita la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d'America, un organismo centrale che garantisse la stabilità, del dollaro e fungesse da supervisore del sistema bancario nazionale. All'indomani della grande crisi finanziaria del 1907 che mise in ginocchio il sistema, bancario americano. Per quanto riguarda invece i nati in questo giorno, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Carla Bruni che compie 47 anni, modella, attrice e cantautrice, divenuta nel 2008 la Première Dame de France, in quanto terza moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. In questo giorno ricordiamo anche Dino Risi, regista tra i più rinomati in Italia e all'estero, ricordato come uno dei padri della commedia all'italiana, scomparso 98 anni fa. Concludiamo come sempre con la frase del giorno: più da noi è bramato quel che ci viene negato. Grazie a tutti, la linea a te, Ettore. It's coffee time, it's coffee time, it's the one pot chef drinking coffee and time. La bellissima, bravissima, unica, meravigliosa Lucia Arena. Troppo buono, Ciao Lucia, come Ettore. Ciao stai? Ettore, bene, bene, sono contenta di essere qua. Benissimo. Tra l'altro io, almeno per queste settimane di Natale, Capodanno, ti ho investito di un ruolo un po' diverso. Non sei qui per leggere No, l'oroscopo. tranquillizzatevi. Tranquillizzatevi. Sei qui anche e soprattutto perché, grazie anche alle stelle, un po' Sì. leggiamo i fatti che succedono. Esatto. Io dico di solito sentiamo il parere delle Sentiamo il stelle, no? parere delle Perché stelle. i Infatti la pareri rubrica della è cosa ne stampa pensano le diverse. stelle. Ecco, cosa ne pensano le stelle? Qual è il messaggio? Per quanto riguarda l'argomento del Sì, che è Giubileo, stata per scelta esempio, no? giustamente Che l'argomento del diciamo giubileo. è nato in un momento particolarissimo, anche se nel momento in cui è andato avanti la grande apertura di questo evento storico, perché è un giubileo che anticipa Sì. un periodo di tempo prestabilito dalla Chiesa, che tu sai benissimo che è la Chiesa degli schemi a volte molto cioè, proprio inderogabili. Sì, è vero, è Però vero, è ti vero. dico una cosa, questo evento diciamo, di questo trambusto, chiamiamolo con un termine proprio così leggero, trambusto, confusione, no? Che sta avvenendo nella Chiesa già si prevede da qualche anno. C'è un pianeta che è Nettuno che chiude il suo ciclo. Nettuno è un pianeta identificativo della spiritualità, della religione, della Chiesa anche, no? Diciamo un po' della fede. Questo pianetino, noi astrologi abbiamo visto che da un periodo, da un paio di anni a questa parte, ritorna nella sua casa d'origine, dove il ciclo è lunghissimo, considera che va oltre la vita media di un essere umano. Dal momento della sua scoperta, quindi oltre 100 anni fa, ritorna dove è stato visto, identificato e appartiene proprio al segno dei pesci. Nel momento in cui Nettuno torna a casa sua, qualcosa sta avvenendo per quanto concerne determinati settori, specialmente il settore della Chiesa. Scusami, mi comunicano che hai un Sì, ciondolino che va proprio sul che sbatte. microfono. Allora questo ciondolino noi lo Noi siamo togliamo, in diretta, noi quindi siamo in lo diretta, possiamo anche benissimo. adesso mi guardo, va Perfetto, bene, va va bene il benissimo. No, tecnico, faceva rumore, no? faceva Andava a rumore sbattere proprio infatti. col Quindi telefonino. come Sì. stavo dicendo, già questi movimenti stellari identificavano qualcosa di particolare nel settore della Chiesa.
Certamente ci sono due punti molto importanti. Gli eventi che avvengono dentro la Chiesa, inteso come la struttura della Chiesa, quindi con i vari ministri sì. della Chiesa, sì. e questo comporta certo una certa confusione, perché non prospettava nulla di propositivo, ecco, piuttosto tutt'altro. E poi un altro aspetto importantissimo, quello dell'identificazione della fede, perché né tu né in pesci è proprio la fede. Nel momento in cui da quest'estate c'è stata l'entrata di Giove, il pianeta delle grandi fortune, è successo di tutto. Che è l'opposto del segno del pesci, nel segno della Vergine, che è proprio il segno della madre Chiesa, è accaduto di tutto, come stai dicendo benissimo tu. Due libri che hanno letteralmente quindi, messo in ginocchio anche... Esatto, quindi anche questo. Dal punto di vista papale, Papa Francesco sicuramente ha creato un evento importantissimo, anticipando una certa situazione relativa a quello che stava accadendo in Chiesa. Quindi dal punto di vista proprio Chiesa, struttura, organico, l'evento più, diciamo, di tensione, che porterebbe ad aver un po' di paura, tra virgolette, sì. è stato il momento in cui si è aperta la porta del Giubileo, perché sappiamo tutti dalla notizia di cronaca quello che è accaduto. Quindi un Giubileo che è nato per un'anticipazione di un abbattimento di determinati schemi, di un avvicinamento della Chiesa, dovuta alle problematiche, ma che si è venuto a trovare in un momento di tensione inaspettata, perché poteva accadere quello che è accaduto, si sperava non potesse accadere mai, ma è accaduto in un altro stadio. E invece proprio lì, nel momento in cui il Giubileo ha aperto le porte, è successo di tutto. Secondo gli astri non dovrebbe accadere nulla. Beh, questa già è una buona rassicurazione, no? Perché allora, c'è un po' di paura, no? Tanti fedeli vanno a Roma, più di 20 milioni si parla. Ti dico che è nato sotto la paura. Però è anche vero che ci sono due pianetini bellissimi, Venere, già solo sentirla, Venere è la grazia, la bellezza, la dolcezza, e la Luna, che si trovavano il giorno dell'apertura delle porte del Giubileo, si trovavano proprio nel segno della Vergine, che è la madre Chiesa. I pesci, come dicevo, è la spiritualità. Quindi questi due eventi diciamo non cozzano, ma si intersecano. Quindi cosa vuol dire? Che il Giubileo è avvenuto in un momento particolare, ma non per risolvere il problema che si è venuto a creare. E quel problema, esatto. sotto questo punto, cosa Quindi succede questo adesso? Questo problema che si è venuto a creare, perché la lotta tra le religioni c'è sempre stata. Chi conosce la storia, ma anche a livello di preistoria, i vari gruppi, ognuno credeva sono sempre a un Dio. Sono sempre esistiti. Ma del resto ognuno è libero di scegliere almeno quello, il Chiaro. Proprio, ecco, chi seguire. Quindi questo Giubileo è nato nel momento giusto, anche se con sacrificio e con un certo prezzo da pagare. Perché la tensione, tu vai lì, non vai sereno come quando vai a chiaro, San Pietro, chiaro. Ti fai una gita e poi nel frattempo vai al Giubileo e senti anche riempirti il cuore di spiritualità. Vai con un certo senso di tensione. Allora, il Giubileo ha due aspetti importantissimi, a mio avviso, ripeto, su cronaca stellare, quindi dal punto di vista stellare. Uno, di ripristinare un po' quegli equilibri organici della Chiesa, i ministri e tutta via dicendo. Ma soprattutto il 2016 è un anno di grande spiritualità. Dico io, ma sembrerà assurdo dire la chiamata, chi sente la chiamata, oppure che senti l'evocazione, oppure torni sui tuoi passi cercando una spiritualità persa e la vai a trovare. Insomma, vedremo cosa accadrà alla fine 2016. Dal mio punto di vista ci saranno molte più persone che crederanno, che avranno una fede, che poi qualsiasi sia l'indirizzo, cioè c'è la famosa chiamata, ma dai, una chiamata che arriva, sì, qualsiasi sia l'indirizzo bisogna accettarlo. Quindi questo bagno di fede dovuta, come il motivo per cui ci sarà una grande riflessione su questo aspetto, perché questo aspetto spirituale ce lo troveremo anche il prossimo anno, cioè il 2016, ma anche il 2017 addirittura. Quindi ci sarà, diciamo, un momento particolare di introspezione che
qualcuno più del solito non metterà al primo posto nella propria vita certi valori, ma bensì ne metterà altri. Altri più importanti, certamente, che magari non sono situazioni oggettive o soggettive, i valori sono valori, devono rispettare, se una non li rispetta, se ne piange le conseguenze. Quindi il giubileo nasce per un motivo, ecco, questo volevo dirti, quindi per ripristinare un po' gli equilibri che c'erano e che ci sono, un po' sono saltati proprio dentro alla struttura. Sembrerebbe però che insomma questo giubileo insomma potesse nascere anche e soprattutto per un nuovo modo di proporsi per la Chiesa. Ma infatti dovrebbe, ecco, i pianeti quando transitano non dettano legge, ma ti dicono: guarda che potresti fare così perché può andare meglio piuttosto che così. Nel momento in cui si è aperta la porta del giubileo, è nato quell'evento. Questi pianetini che ti dicevo, Venere e Luna, anche in posizione spirituale, quindi in posizione della Chiesa, della Madre Chiesa, fanno capire che anche la Chiesa deve tendere una mano. Parliamoci chiaro. È vero, la verità è al centro, ma quello che dal punto di vista astrale dovrebbe la Chiesa abbattere degli schemi. E poi, in seguito a questo abbattimento di schemi troppo rigidi su certe cose, portano a un equilibrio maggiore tra i fedeli. Ho capito. Ma le problematiche organiche, quelle secondo me, a mio parere, continueranno e ci saranno. No, Alfio, io volevo chiederti, ma lavorare con Lucia Arena non è facile. È una fucina di tante idee e soprattutto nel raccontarle anche in maniera importante, forse e determinata. Tu che ne pensi? Hai trovato un po' di difficoltà? Posso essere d'accordo, ma semplicemente perché Lucia è assolutamente un vulcano. È un vulcano. Quindi ogni giorno ha un'idea nuova, ma la cosa bella è insomma seguirla in questa avventura. Chiaro, e cercare realizzare tutte ma le cose. Ma io ti voglio fare una domanda un po' particolare. Sì. Ma oggi come oggi, pubblicare, cioè su cartaceo, l'oroscopo, conviene o non conviene? Penso di sì perché lo hai fatto, però con il fatto che adesso ormai insomma online si vede e si sente di tutto, si rischia un po' forse di andare un controcorrente? Diciamo che intanto del libro non c'è soltanto la versione cartacea, ma è uscita anche la versione ebook. E questa è importante. Sì, è importante. Sia per iPad che diciamo per i dispositivi Kindle. Ma il cartaceo è sempre il cartaceo, nel senso che c'è ancora vero, sì, fortunatamente una grossa fetta di lettori che predilige questa forma di pubblicazione, ed è per questo che noi, anche se inizialmente pensavamo di proporre un prodotto esclusivamente online, abbiamo pensato che comunque fare una tiratura cartacea per gli affezionati, diciamo così, del libro tradizionale sarebbe stata sicuramente un'idea vincente. E sicuramente lo è. È già chiaramente in vendita, perché siamo vendita nella settimana in cui è facile che si vendano queste pubblicazioni. Gli oroscopi in generale sono dei testi che si vendono essenzialmente due mesi l'anno, dicembre e gennaio. Dopodiché la gente è già proiettata alla realizzazione delle previsioni. Benissimo, ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro spazio pubblicitario, tra poco rientreremo in studio, sempre qui dal centro commerciale I Portali per una continuazione della nostra trasmissione Coffee Time, che siamo, vi ricordo, in diretta dal lunedì al venerdì a partire dalle 7.30 sino alle 8.55. A tra poco, dopo la pubblicità. It's coffee time, it's coffee time, it's the one pot chef drinking coffee and time. Rieccoci di nuovo in studio, siamo in diretta dal centro commerciale I Portali per la puntata odierna di Penalty, mi sono confuso perché conduco la trasmissione la domenica di Coffee Time, chiedo scusa agli ospiti, no, perché con il fatto che la domenica siamo anche in diretta sempre qui dal centro commerciale e parliamo di calcio che non c'entra niente, ogni tanto ci si confonde, questo è Coffee Time per intenderci. Allora, una battuta finale la facciamo sia con Lucia che con il suo editore. Ringrazio pubblicamente, sì, ad Alfio, che lo conosco da tempo,
e sono contenta di questa collaborazione, anche perché la devo dire, io il libro quest'anno non avevo intenzione di farlo perché non avevo il tempo materiale, perché ci ha pensato lui. Lui mi ha pressato, mi ha detto: Lucia, ma facciamolo, perché è una cosa effettivamente, dopo un periodo degli altri, lo stacco con gli altri libri che ho fatto, c'è stato un momento di pausa. Sì. E come tu ben sai, le pause fanno male certe volte, non so, non è vero. Non sempre, però ogni tanto fa bene riposarsi. Va bene, ma non sempre fanno bene, c'è anche il margine, quindi con la spinta, negli stimoli che mi ha dato Alfa, è nato il libro, l'oroscopo del 2013. Che è nato sotto una buona stella, allora. Sì, sicuramente. Benissimo. Allora, grazie a Lucia, vedremo mercoledì prossimo. Certamente. Beh, lo diciamo, la prossima settimana, qualche piccola anticipazione la possiamo fare, che faremo l'oroscopo, va bene. grazie a Lucia. Alfio Grasso, allora, un altro impegno editoriale con Lucia, un altro impegno che probabilmente potrebbe ricevere la sua positività da parte del pubblico, no? Perché il cartaceo rimane sempre cartaceo. Assolutamente sì, io a questo punto ricambio i ringraziamenti, nel senso che ringrazio Lucia, perché secondo me sarebbe stato quasi un sacrilegio privare i suoi lettori della possibilità di leggere l'oroscopo del 2016, come solitamente faceva. Come editore hai altri progetti per il 2016? Per il 2016 ce ne sono veramente tanti. Bene. Davvero tanti, mi limito a dire questo, altrimenti farei torto a qualcuno citandone uno piuttosto che un altro. Allora sarà una buona occasione ritrovarti qui in studio, così presenterai le nuove pubblicazioni. Molto volentieri. Grazie ad Alfio Grasso, editore di questo libro di Lucia Arena, Oroscopo 2016. E qui vicino a me Manuela Restuccia. Ciao Manuela. Ciao Ettore. Lei curerà questa rubrica ogni settimana, che si chiama Wedding Style, no? Perché adesso c'è questa moda del wedding, dell'organizzazione di eventi, ma soprattutto legata al mondo dei matrimoni, no? Penso. Sì, nello specifico legata al mondo dei matrimoni. Però sono eventi fondamentalmente di tutti i generi, sì. non solo legato al mondo del wedding, anche se fondamentalmente è il wedding che ci interesserà sicuramente. Tra l'altro tu sei una wedding planners, no? Sì, wedding planners. Questa terminologia tutta inglese un po' ci sorprende, ci spiazza. Sì, devo dire che ormai ha preso piede questa professione da diversi anni. Io ho iniziato, c'è un po' di concorrenza? C'è tanta concorrenza. Io dicevo, ho iniziato circa 10 anni fa. Però devo dire che quando ho iniziato eravamo veramente in poche. Adesso c'è una concorrenza anche col troppo. Coltello tra i denti, sì, anche troppo. Anche troppo. Non ci lamentiamo, meglio così. Meglio Senti, così. Quando parliamo di organizzazione di matrimoni parliamo dall'A alla Z, no? Questo sì, lo sanno tutti, ma dacci lo specifico, perché tu sei proprio un'addetta ai lavori. Sì, allora, in realtà è un tipo di organizzazione che copre l'evento a 360 gradi, perché si parte ovviamente dall'organizzazione dal punto di vista creativo, quindi si va a sviluppare un tema, si sviluppa un po' tutto quello che è il lato estetico del discorso organizzativo. Dietro comunque una raccomandazione da parte degli sposi, no? Ovviamente, ma che avranno delle preferenze, penso. Ci tengo, no? A sottolinearlo, tutto parte dai desideri degli sposi. Che vanno accontentati perché pagano. Ma come hai fatto? No, perché poi alla fine è anche questo, cioè, voglio dire, io sì, organizzo il mio matrimonio, io pago, però io vorrei. Ma è anche giusto così, ci mancherebbe altro. E poi, oltre al lato estetico, ovviamente, andiamo a tante altre cose, si va al lato un po' più pratico, il contenimento del budget, quindi il discorso spese, e poi tante altre cose come il fattore, diciamo, servizio fotografico, piuttosto che l'abito da sposa, tante cose. Quanto costa oggi come oggi organizzare un matrimonio? Certo, in base ai budget, indubbiamente, esatto. Però diciamo la media, in linea di massima si potrebbe già sapere. Allora, guarda, no? Ti dirò, è un discorso piuttosto vario. Quello che ti posso dire è che fondamentalmente quello che determina il costo globale di un matrimonio è il ricevimento. Da lì si parte. C'è lì che costa più di tutto. Sì, è da lì che si capisce quanto costerà un matrimonio, dove si andrà a parare per le tasche. Anche degli sposi. Chiaro. Questo per quanto riguarda, diciamo, il catering, no? La parola catering, certo, è anche molto certo. usata in questo periodo. Mentre per quanto riguarda l'abbigliamento degli,
degli sposi, ecco, c'è solo una preferenza personale da parte degli sposi, oppure anche in questo caso la figura della wedding planner agisce sempre in base al budget? Beh, questo l'abbiamo immaginato, ma agisce anche dal punto di vista proprio suo, emozionale? Allora, la figura della wedding planner, mi è piaciuto questo termine che hai usato, emozionale, perché è perfetto, agisce molto da questo punto di vista in tutti i campi, a maggior ragione nel discorso abito, soprattutto da sposa più che da sposo, lo devo dire, perché è lì che la sposa veramente si realizza, realizza il suo sogno da bambina, quindi la madre della sposa, la madre non che agisce? Influisce a volte no, perché spesso e volentieri vediamo insomma che le madri sono peggio delle spose. Io non l'ho detto. No, ma ultimamente seguendo alcuni format televisivi su alcune televisioni molto settoriali. Alcuni casi estremi si può anche essere così, però devo dire che le spose sono ben determinate, hanno le idee molto chiare. Ho capito. Ma dove guadagna la wedding planners? Allora, la wedding planners dove guadagna... che ti voglio fare i conti no, in tasca. Ci mancherebbe altro. Allora, la wedding planners guadagna praticamente nei confronti dei suoi clienti. Certo. E più che dove guadagna la wedding planners, mi chiederei dove guadagnano i clienti. Dove guadagnano perché i clienti? Perché i clienti guadagnano con la wedding planners. È vero, certo, c'è un costo in più, ma è veramente tutto di guadagnare. Cioè, togli le patate bollenti. Esatto, tolgo esattamente le patate bollenti dalle mani dei clienti e soprattutto io, come le mie colleghe, andiamo a dare un servizio che gli dà un senso di sicurezza, un senso di fiducia che altrimenti, essendo in tanti casi la prima volta che si sposano, non è sempre così, però voglio dire un qualcosa che è molto importante. Mi hai dato un gancio, no? Perché ultimamente ho saputo che ci sono delle wedding planners in America che organizzano addirittura le separazioni, no? Sì. Cioè, questa cosa può succedere soltanto negli Stati Uniti d'America, però... Credo diciamo che prima o poi prenderà... Prima o poi sì, prenderà il sopravvento, però questo si dovrebbe unire a un'alta percentuale di divorzi risolti in maniera civile. Non lo so qui al sud. No, assolutamente, assolutamente. Quindi pensare di andare a fare anche una festa nel caso di una separazione probabilmente... Probabilmente tante persone vorrebbero festeggiare, però... Senti, Manuela, qual è stato il matrimonio che hai organizzato in maniera eccelsa, sapendo che magari in partenza sarebbe stato veramente difficile. Allora, è stato il matrimonio di una mia collega che adesso non fa più questo lavoro. Sapevo inizialmente che sarebbe stato veramente difficile perché c'era un confronto, no? Facendo lei il mio stesso mestiere, la cosa poteva anche sfociare drammatico. Certo. Però per fortuna non è stato assolutamente erano così. Tutti contenti poi alla fine. È andato tutto benissimo. Tutti contenti, tutti molto critici, tra l'altro. È chiaro. Un'altra parentesi legata al wedding planner è quella della bomboniera. Sì. Cioè la bomboniera che rimane comunque un oggetto del ricordo, no, dell'evento, sì, è sempre, credo, una cosa molto personale. Quanto incide la figura del wedding? Allora, in questo caso quello che io faccio normalmente è giusto dare qualche consiglio, soprattutto se gli sposi hanno scelto un tema per questo matrimonio, e allora è bene non uscire mai fuori dal contesto, questa è una cosa che io ripeto sempre, mai uscire fuori dal tipo di matrimonio che si è scelto di organizzare. Addobbo della chiesa. Allora, costa una barca di soldi. Io so di amici miei che hanno veramente speso una barca di soldi per 45-60 minuti di cerimonia. E tu così fai l'avvocato del diavolo. No, perché io poi alla fine voglio mettere noi in difficoltà, insomma, chi cura la rubrica, però... Probabilmente faccio delle domande che la gente vuole sentire. No, ma è giusto che sia così. Allora, tra l'altro, io sono anche wedding designer, quindi mi occupo anche di questo nello specifico, bene. Quindi proprio casca a fagiolo. Bene. Allora, per quanto riguarda il discorso addobbo chiesa, guarda, lì poi dipende moltissimo dal tipo di chiesa che stiamo andando ad allestire. Sì. Perché è logico che se abbiamo una delle nostre chiese barocche, veramente già molto ricche, sono già belle cariche, già diciamo sono scenografate. Sono scenografiche da loro. Quindi esagerare, poi io sono wedding designer, però non mi piace l'eccessiva pomposità, a volte sono anche un po' minimal nei miei allestimenti, sì. Quindi devo dire che non mi piace l'esagerazione.
Certo, i costi ci sono, è indubbio. No, diciamola questa cosa, perché sono veramente alti, altissimi i costi. Sì, però sai, dipende fondamentalmente, anche da quello che chiedono gli sposi. Come si possono riciclare poi i fiori che si mettono in chiesa? Facilissimo, portandoli al locale dove si fa il ricevimento. Ma chi se ne occupa di tutto ciò? Ma normalmente se ne occupa il fioraio. Ah. Se ne occupa il fioraio, qualora il fioraio non se ne potesse occupare perché la location scelta è troppo lontana dalla chiesa, cosa che purtroppo a volte accade. Succede. Io consiglio sempre di evitarlo. Ma a volte accade. Perché c'è questa abitudine, la chiesa 100 chiesa chilometri Bronte, dopo. Matrimonio a Taormina, sì, evitiamole sì, queste evitiamole. Cose. Però in quel caso si può incaricare qualcuno dei parenti più stretti di fare questo sacrificio, caricare i fiori in macchina e poi portarli all'altro. Allora, noi la settimana prossima parleremo, abbiamo detto, dell'abito da sposa. Sì, dell'abito. Che è anche quella, insomma, una nota dolente per chi deve pagarlo. Ma sì, ma dai, alla fine però, quando le cose risultano per come devono risultare, si sono sforzi che si fanno col sorriso. Senti, ci porti una sposa, magari, non dico la prossima settimana, ma quanto prima? Ma sì, sì, quanto prima. Vediamo se riesco anche la prossima settimana, altrimenti sicuramente prossimamente sarà. Chiaramente si dovrà vestire almeno 4 ore prima, siamo in diretta alle 7:30, perché questi sono i tempi di preparazione, direi, no? Direi. Perché giustamente vanno allestite bene queste figure che poi sono predominanti in un matrimonio. Sveglieremo di notte, non è un problema. Allora, come facciamo a rintracciarti? Allora, cioè, come fanno gli amici a casa a rintracciarti per chiedere qualsiasi informazione su questa tua bellissima attività? Allora, la mia agenzia si chiama Manuela Restuccia Wedding and Event Designer e su internet mi trovate al sito www.mrweddingdesigner.it, poi nei vari portali dedicati ai matrimoni e su Facebook sempre come Manuela Restuccia Wedding Designer. Che è una pagina assolutamente frequentata perché tutti chiedono informazioni su questa pagina. Benissimo, ti ringrazio Manuela. Grazie a te. Con te ci vedremo chiaramente la prossima settimana. Benissimo. Allora a questo punto io mi congedo da voi e diamo spazio al nostro disco sigla che questa settimana è dedicato interamente alle atmosfere del Natale e soprattutto incentrato su un gruppo americano che si chiama Human Nature, che hanno realizzato con degli arrangiamenti nuovissimi alcune produzioni legate appunto alle canzoni più belle di tutti i tempi sul Natale. La canzone che andiamo ad ascoltare, a vedere e che chiude la puntata odierna del Coffee Time si intitola Santa Claus is Coming to Town. Con questo vi saluto, ci vediamo domani come al solito puntuali a partire dalle ore 7:30 con il Coffee Time, ovvero tutto in un caffè. Arrivederci.